Mazara, la polizia scopre una serra di marijuana, arrestata una donna di 30 anni. Marsala, controlli della polizia, scattano un arresto e 4 denunce. Palermo sgobinata, da polizia e carabinieri presunta banda dedita ai furti nei centri commerciali. Castelvetrano, ieri riunione dei comuni soci della SRR Trapani Sud, CDA decaduto. Calcio, il Mazara cala il poker, acquistato l'attaccante Fabio Messi. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo, che apriamo con la cronaca. Mazara del Vallo, una donna di 30 anni, è stata arrestata in flagranza di reato dalla polizia per coltivazione di droga. Seguiamo assieme i particolari nel servizio. Una mazzarese è stata arrestata ieri con l'accusa di coltivazione e produzione di marijuana. L'arresto è scattato nell'ambito di alcuni controlli eseguiti dagli agenti della squadra Pegaso del commissariato di Mazara del Vallo. L'arrestata è la trentenne Angela Erbini. I poliziotti del commissariato mazzarese già da alcuni giorni stavano controllando un'abitazione in piazzale Europa. Nel corso di una perquisizione domiciliare all'interno del piano seminterrato è stata trovata una vera e propria serra, costruita con una gabbia in legno rivestita di una rete del tipo zanzariera, all'interno della quale sono state rinvenute oltre 40 piante di marijuana alte 2 metri circa. Durante il controllo è stato scoperto anche un impianto di coltivazione molto sofisticato, con tutto l'occorrente per l'irrigazione, la concimazione, la ventilazione e l'emanazione di calore delle piante. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. La droga, se venduta, avrebbe potuto fruttare 50.000 euro circa. La trentenne proprietaria della casa è stata quindi arrestata in flagranza di reato. La donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto e del giudizio per direttissima. E i carabinieri e la polizia hanno sgominato a Palermo una presunta banda dedita ai furti nei centri commerciali, ma anche nelle tabaccherie e nelle ricevitorie. Ci sarebbero anche alcuni colpi commessi in provincia di Trapani. Sentiamo. Avrebbe agito anche nel centro multireparto Cheidea di Castelvetrano la presunta banda sgominata la notte scorsa dai carabinieri del comando provinciale di Palermo e dalla polizia. Un furto che ai malviventi fruttò circa 21.000 euro tra stecche di sigarette, gratta e vinci e ricariche telefoniche. A far luce su quell'azione criminale, su almeno altri 20 colpi, sono state le forze dell'ordine che hanno eseguito l'operazione denominata Overall, con il coinvolgimento di 17 persone gravemente indiziate di far parte di una banda specializzata nei furti e tech nei centri commerciali sparsi tra le province di Palermo, Trapani e Messina, ma anche in varie tabaccherie e ricevitorie. Il blitz delle forze dell'ordine è scattato in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari o obblighi di dimora emessa dal GIP del Tribunale di Termini Merese su richiesta della locale procura. Nell'ultimo anno e mezzo, secondo le indagini avviate nel maggio 2014, la presunta banda avrebbe rubato merce per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Gli arrestati sono tutti palermitani residenti nel quartiere Zen. L'accusa nei loro confronti è di associazione a delinquere, furto in concorso e ricettazione. Tra i furti addebitati alla banda ci sono quello commesso ai danni dell'Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini di Palermo, al centro Expert nel comune di Lascari e al centro Euronix di Capo d'Orlando. Ancora cronaca in primo piano nel TG Vallo. A Marsala la polizia ha eseguito alcuni controlli al termine dei quali ha arrestato una persona e ne ha denunciate altre 4 a piede libero all'autorità giudiziaria. Il servizio. Nell'ambito di alcuni controlli del territorio, la polizia di Marsala ha eseguito un arresto e 4 denunce. Le manette sono scattate ieri nei confronti del 58enne Pietro Laudicina in esecuzione di una ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani su richiesta della Procura. L'uomo deve scontare in carcere una pena di 2 anni di reclusione per i reati di ricettazione e truffa. Dopo le formalità di rito, Laudicina è stato condotto in carcere. Le denunce a piede libero all'autorità giudiziaria invece sono scattate nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale. Un 34enne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto presso la sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto numerose dosi di hashish e un bilancino di precisione.
E ancora una 41enne è stata denunciata per evasione dai domiciliari, in quanto non è stata trovata a casa durante un controllo di routine, mentre un 43enne è stato denunciato per il reato di esercizio abusivo dell'attività di scommesse, poiché il centro da lui gestito era privo di licenza. Infine, un extracomunitario di 19 anni è stato denunciato per lesioni personali, ingiurie, minacce e violenza privata. Il giovane, infatti, sarebbe andato in escandescenza nei confronti di alcuni operatori del centro d'accoglienza Sarai, struttura incontrata da Musello nella quale si trovava ospite. In totale, durante controlli d'ieri, gli agenti del commissariato di Libetano hanno identificato un centinaio di persone e controllato una cinquantina di mezzi. Aeroporto Vincenzo Faurone Trapani Birgi, il mancato rispetto dell'accordo di ecomarketing da parte di molti comuni mette adesso in bilico la permanenza della compagnia Ryanair sullo scalo di Birgi, rischiando di vanificare lo straordinario lavoro fin qui svolto e soprattutto di causare un danno incalcolabile all'intera economia trapanese. Lo ha detto il parlamentare regionale del Partito Democratico Antonella Milazzo. Credo sia inaccettabile, ha aggiunto la stessa Milazzo, che la politica rifiuti di assolvere a un compito così importante, posto che l'impegno per lo sviluppo economico della propria città deve avere il primo posto tra gli obiettivi di ogni sindaco. Invece, molti primi cittadini sono purtroppo sordi a questo grido di aiuto che arriva dalle loro stesse comunità, assumendosi una responsabilità gravissima. È tornato a riunirsi l'altro ieri il Consiglio Comunale di Marsala. Nel corso della riunione, che si è protratta fino al pomeriggio, sono state ratificate le 7 commissioni consiliari. Il Consiglio marsalese, con votazione a scrutinio segreto, ha proceduto anche alla nomina della commissione per l'esame dei requisiti dei giudici popolari. Sono stati eletti Giusy Piccione e Linda Vicari, che hanno riportato rispettivamente 10 e 5 voti. Prima della chiusura dei lavori c'è stato anche spazio per qualche comunicazione urgente. Parliamo adesso dei rifiuti. Ieri pomeriggio riunione dei sindaci, dei comuni soci della SRR Trapani Provincia Sud, ovvero la società che dovrà prendere il posto della Belice Ambiente. Intanto il CDA della stessa società è decaduto e si attende la nomina del commissario straordinario da parte della Regione. Sentiamo. Sono tornati a riunirsi ieri pomeriggio i rappresentanti degli 11 comuni soci dell'SRR Trapani Provincia Sud, ovvero la nuova società che dovrà subentrare alla Belice Ambiente nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. All'ordine del giorno dell'incontro, tenutosi a Palazzo Pignatelli, il piano d'ambito che dovrà adottare la società, piano la cui bozza è stata redatta dall'Università di Palermo e che è stata illustrata ai vari enti locali. Tra i punti salienti del nuovo corso dei rifiuti nei comuni che fanno ancora parte dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2 c'è l'ipotesi di ampliare la discarica di Contrada Campana Misidi a Campobello di Mazara e quella di Partanna, nonché potenziare la stazione di compostaggio di Castelvetrano. I comuni soci torneranno a incontrarsi il 4 agosto. Il piano dovrà essere adottato nel più breve tempo possibile, dopo che la Regione ha recentemente prorogato gli altri 6 mesi il tempo consentito per completare tutti gli adempimenti necessari per chiudere definitivamente la pagina degli ATO in Sicilia. Intanto, sullo sfondo resta la questione relativa al consiglio di amministrazione della SRR, rimasto orfano di 2 componenti su 3. Dopo la mancata rielezione di Rosario Fontana, sindaco di Gibellina, e le dimissioni per incompatibilità da presidente del CDA del sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, in carica era praticamente rimasto soltanto il sindaco di Castelvetrano Felice Errante, motivo per il quale quindi il consiglio di amministrazione caduto. Attualmente il presidente facente funzioni è Santo Anastasi, che presiede il collegio dei sindaci. Per il momento, inoltre, non verrà eletto un nuovo presidente, ma si attende che la regione nomini un commissario straordinario, così come disposto dal governatore Rosario Crocetta nei giorni scorsi per tutte le SRR.
A proposito ancora di rifiuti, il sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi ha emanato un'ordinanza urgente e contingibile per ripulire la città dai cumuli di rifiuti non tolti dalla Belice Ambiente. La raccolta della spazzatura è stata affidata all'impresa Pecorella Gasperi di Saremo. Il servizio viene erogato dall'altro ieri e fino al 31 luglio con due turni giornalieri, come si legge in una nota del Comune. La situazione si va normalizzando grazie al nostro intervento sostitutivo e integrativo, dice Cristaldi attraverso una nota, ma auspichiamo che questo provvedimento tampone possa essere uno degli ultimi, in quanto è stato compiuto un altro importante passo verso il definitivo avvio della SRR Trapani Provincia Sud. Il segretario generale della Wiltux Trapani, Mario D'Angelo, interviene oggi sulla Trapani Servizi. Da un lato la società taglia costi a servizi gravando sulle famiglie dei propri lavoratori, dall'altro avvia al lavoro 29 giovani nell'ambito del progetto Garanzia Giovani. E questo, dichiara D'Angelo, il paradosso della società partecipata di cui l'amministrazione comunale di Trapani è socio unico e che in città gestisce la raccolta dei rifiuti nonché i servizi di pulizia e manutenzione. Non si può fare riduzione della spesa sulla pelle dei lavoratori trovando escamotage per portare avanti la società. Se l'azienda vuole avviare al lavoro i giovani è positivo, ma è importante guardare alle modalità con cui lo fa, prosegue il sindacalista. La UIL comunque resta sempre disponibile, si legge nella nota, al dialogo con il sindaco del comune capoluogo Vito Damiano. E il Comune di Marsala rende noto che sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di ristrutturazione della cappella dei caduti all'interno del cimitero urbano. Ad aggiudicarsi è stata la ditta Armonia di Lorenza Daniela Zaretti con sede a Marsala. L'impresa ha offerto un ribasso del 52% sull'importo a base d'asta di poco meno di 100.000 euro. Aprirà i battenti domani a Mazara del Vallo Le Donne e il Mare, Emozioni Rosa Blu, iniziativa promossa dalla locale associazione sportiva Dive Pro Diving Center. Una 3 giorni dedicata al tema della violenza sulle donne che si articolerà tra immersioni in mare, stand e incontri. Ad inaugurare la manifestazione sarà domani mattina la benedizione di una corona di alloro da parte del Vescovo della Diocesi Mazzarese, Monsignor Domenico Mogavero, corona che poi verrà collocata in mare sulla statua di Cristo. Gli stand informative verranno allestite in Piazza della Repubblica, mentre sabato sera con inizio alle 21 presso l'ex chiesa di Sant'Ignazio si terrà un dibattito. E questa sera appuntamento presso lo spazio della scuola Borsellino di Mazara del Vallo per il primo appuntamento della rassegna Canto del Marrobio. Sul palco alle 21.30 si esibiranno i comici delle gare provenienti dal format della trasmissione TGS Studio Stadio. Per informazioni ci si può collegare sul sito internet www.cantodelmarrobio.it. L'associazione ricorda inoltre che è aperta la campagna abbonamenti per la stagione. Punti vendita sono presso l'agenzia MGV Viaggi sul lungomare Mazzini e presso la Proloco in via 20 settembre. Parliamo adesso di sport e di calcio. Non passa giorno senza che il Mazara non annunci un nuovo acquisto. Adesso si tratta dell'attaccante Fabio Messina. La firma c'è già stata. L'arrivo del giocatore nella città del Satiro verrà ufficializzato nelle prossime ore dalla società canarina. Sentiamo. Il Mazara Calcio cala il poker. Dopo Maltese, Fine Genesio, alla corte della società gialloblu arriva anche Fabio Messina, attaccante d'esperienza il cui acquisto verrà ufficializzato nelle prossime ore. Prosegue senza sosta dunque il lavoro della dirigenza e del manager allenatore Enzo Domingo per allestire la rosa in vista dell'inizio del prossimo campionato di eccellenza. In tale ottica, sempre ieri il Mazara ha ufficializzato il rinnovo dei contratti di 4 giocatori che nella passata stagione hanno sfiorato con i canarini la promozione in Serie D. Si tratta di Francesco Fontana, Walter Esposito, Alessandro Camareri e Vito Bono, che anche nella stagione 2015-2016 indosseranno la maglia giallo-blu e saranno a disposizione inizio preparazione di mister Domingo. Acquisti e rinnovi che hanno iniziato a dare forma alla rosa canarina e che confermano l'intenzione della società di allestire una squadra in grado di giocarsela con chiunque, di poter ambire magari al salto di categoria. Maggiori dettagli sugli obiettivi stagionali del Mazara si avranno domani mattina in occasione della conferenza stampa in programma alle 11 presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti. L'incontro sarà anche l'occasione per la presentazione
decisione del neotecnico canarino che succede a Nicola Terranova sulla panchina dei gialloblu. Non ci sono altre notizie. Prima della sigla, un cenno alla programmazione serale sulla nostra emittente. Alle 21.15, come di consueto ogni giovedì, potrete rivedere una delle puntate della trasmissione Attente a quelle due, a suo tempo ideata e condotta dalla nostra Liliana Pinta. Seguirà poi lo shopping di primavera e quindi i programmi di seconda serata. È davvero tutto, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.